Grande successo al Teatro Comunale di Sassari per Gianni Schicchi, la seconda opera della stagione lirica 2022 organizzata dall'Ente Concerti Maria Elisa De Carolis dopo il debutto del Don Giovanni di Mozart. Il capolavoro di Giacomo Puccini sul libretto di Gioacchino Forzano ha potuto finalmente incontrare gli spettatori dal vivo dopo che il debutto dell'allestimento curato insieme all'Accademia di Belle Arti Mario Sironi 2 anni fa era avvenuto esclusivamente in streaming a causa della pandemia ed era stato comunque seguito da oltre 60.000 spettatori. Niente però può eguagliare il calore del pubblico che sabato e in replica domenica ha accolto l'opera comica basata sul 30° canto dell'Inferno di Dante con lunghissimi minuti di applausi, quasi interminabili per l'aria più nota O mio bambino caro. Grande apprezzamento anche per le divertenti trovate del regista Antonio Ligas che ha proposto un allestimento a metà strada tra fiaba e cartoon. Gli avidi parenti della famiglia Donati erano vestiti con costumi di carta deformati come le loro anime. Firmati da Luisella Pintus e Andrea Gennati, sono stati realizzati dagli allievi dell'Accademia, artefici anche delle scene ideate da Caterina Tankis e Miriam Zamiri. Ad arricchirle le proiezioni di Pavlo Gnattenko e dal disegno luci di Toni Grandi. Unici personaggi non di carta erano il protagonista Gianni Schicchi, interpretato da Carlo Lepore, che riesce a beffare i Donati grazie alla sua furbizia, e i due sinceri innamorati, Rinuccio Giuseppe Infantino e Lauretta Sara Rossini. L'orchestra dell'Ente è stata diretta da Jacopo Brusa. Gianni Schicchi è andato in scena per la prima volta il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di New York. È un'opera ancora attualissima sia dal punto di vista musicale e sia nei temi trattati, di denuncia sociale, di elogio e allo stesso tempo presa in giro, di vizi e virtù tipicamente italiani. La stagione lirica di Sassari proseguirà l'11 e il 13 novembre con Don Pasquale di Gaetano Donizetti.